Andare in moto è una delle cose più belle che si possa fare nella vita. E ve lo dice uno che ha dedicato la sua intera vita e il suo lavoro al motociclismo. Allo stesso tempo, però, soprattutto andare per strada comporta dei rischi grandi. Per strada, anche se si è dei fenomeni, anche se si va forte, anche se si è bravi, ci si può fare del male e ci si può morire. Soprattutto per colpa degli altri. Ma allo stesso tempo so e mi rendo conto che andare in moto è talmente bello che non si può farne a meno. Così ho deciso di chiedere ad alcuni dei migliori piloti italiani dei preziosi consigli per andare per strada divertendosi senza farsi male. Perché lo so, sono stato ragazzino anch'io e sono ancora ragazzino adesso, a dir la verità. E quando certe cose ce le dicono la mamma, il papà, il prof, l'insegnante di scuola guida, ci entrano da una parte e ci escono dall'altra. Ma credo che nel momento in cui certe cose ci vengono dette da dei piloti, dei campioni, persone che in moto, in pista, vanno davvero forte, allora forse iniziano ad avere un altro peso, un altro significato. Un consiglio per la sicurezza per i ragazzi che vanno in moto in strada. Da ragazzino sono stato anch'io e con lo scooter tutti abbiamo fatto gli stupidi. E la cosa più importante è stare attento agli altri, ecco, perché se uno ha voglia di fare un po' lo stupido, di farlo in un piazzale quando è da solo, perché anche se sei un fenomeno, purtroppo per strada ci sono troppi rischi, dovuto a persone che vanno in macchina col telefono, non fanno i stop ed è qualcuno che non è neanche in grado di guidare. Puoi avere i riflessi più pronti delle altre, però guarda Aiden, andando in bici con le cuffie non si accorge dello stop, poretto quello lì con la macchina l'ha investito, lì la colpa di chi è? Intanto la sicurezza, quindi caschi omologati, buoni e sempre allacciato e poi tanta testa. È vero, la moto ti fa venire voglia di andare sempre un pochino più forte, però la strada non è per correre, quindi se ti va di andare forte vai in pista. Quando si prende la prima moto e si va per strada, a volte si fa i cretini, ci si fa del male. Infatti io ho il booster 50. Piomba, Ecco. no, piombato, tolti i piombi, però fai 70 in E discesa, in basta. carrera, in scia, Ecco, è ma un tutto. consiglio che ti senti di dare ai ragazzini che vanno in moto per strada per divertirsi No, senza farsi male? io il consiglio che gli do è quello di star calmi, che non c'è molto margine d'errore. Quindi io ho sempre detto che se si vuole fare un po' gli spericolati così bisogna andare in pista e anche quando si va in pista comunque bisogna essere sempre consapevoli di ciò che si fa. Allora, stai parlando con uno che l'asino l'ha fatto, però bene. Proprio per quello, tu sei Proprio quello per quello migliore che può sì, dare un diciamo consiglio. che quando hai 14 anni sei un po' spregiudicato, ecco. Io personalmente non ce l'ho la moto da strada perché so come siamo fatti, so che chi ha la passione dopo vai, ti fai prendere da quello che ti supera, da quello che va più forte. Quindi se proprio vai in moto cerca sempre fregate degli altri se ti superano o di fare delle minchiate, ci sono le piste apposta, quindi ci sono i posti dove correre e quindi andare sempre piano e fare la propria strada e stare sempre attenti alle macchine che sono gli altri il primo pericolo, non sei tu. Qual è un consiglio per chi va per strada per divertirsi senza farsi male? Andate in pista, non andate in strada perché la strada è troppo pericolosa. Consiglio per chi va per strada, la passione delle moto, soprattutto di grandi cilindrate, è di venire a provare in pista in modo da avere quel confronto proprio. Inizi a vedere i pericoli per strada e in automatico il gas non lo apri più come prima, quindi sei sempre più in sicurezza. Ci sono le possibilità di andare in pista senza spendere un patrimonio, ormai anche le gare le stanno facendo in una giornata sola, eccetera, eccetera, quindi io consiglio a tutti di spendere qualcosina ma andare in pista con un luogo sicuro. Se vogliamo fare gli asini su strada, evitiamo, secondo me non è il posto giusto anche perché non rischiamo solo noi ma mettiamo in pericolo anche gli altri. Usare la testa, avere buon senso, perché si può tirare per strada, però ci vuole il cervello. Dato che te comunque il pirla l'hai sempre fatto in moto, Proprio sì, sempre. proprio sì. Qual è un consiglio per andare in strada divertendosi senza farsi male? Andare in strada non è mai consigliabile per andare a tirare, no? È molto meglio provare ad andare a magari a fare un corso, se hanno le disponibilità magari, vedere se si piace, ci si diverte e a quel punto magari mettere da parte qualche soldino, prendersi una Suzuki 300 che costa poco e andarsi a divertire perché alla fine ci si diverte anche con poco e con poca spesa. Non è tanto per noi, ma il problema sono gli altri, come vediamo spesso ogni giorno è veramente complicato gestire tutto quello che accade intorno a noi.
e quando uno è concentrato a tirare nello sul passo può guardare qualsiasi cosa, passare una lente, avere il brecciolino per terra, e perdiamo la vita, che è la cosa più importante che abbiamo, per non aver speso magari 200 euro in più per un corso di guida in pista o delle prove libere. Bisogna avere non due occhi ma sei. In pista spesso nel 90% dei casi dipende da te, per strada nel 90% dei casi dipende dagli altri. Questa è la cosa che a me, ecco, fa stare un po' allertato per strada. Avere adesso, soprattutto con la tecnologia, i telefoni, la gente guarda sempre meno davanti, quindi con i ragazzini è un po' tosta, ecco. Io penso che se avessi un figlio adesso, per me sarebbe un po' difficile mandarlo per strada con uno scooter. Però l'importante è avere consapevolezza in quel che si fa, comprare un buon casco, che quella è principale, la cosa principale, e anche se vi spettinate, ragazzi, se siete belle lo siete. Grazie mille. Ciao. Ciao bello.